Dai, facciamo una copertina. Tira su. Così. Vai. Due fessi. Basta. Due fessi. Oh, li posso lasciare? Sì, li puoi lasciare. Dammi. Guarda quanta roba che hai ripreso pure stavolta. Poi ste carte, quando le abbiamo comprate? Che non lo so. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono la DJ, lei è Anna, questa è Storia dell'altra vita e qua parliamo di... fumetti. E cose nerd. Sì, lo devi dire fumetti. A loro, non... fumetti. A loro lo devi dire. Oggi, mega surprise! Sono molto international. Mega surprise! Perché ci è arrivato un nuovo pack. Un nuovo pacco. Che ci sarà nel nuovo pack? Ma lo vediamo alla fine del video, ovviamente. Prima le cose serie, e le cose serie iniziano con un nuovo Fumettopoli. Qui metti Luca del futuro, qui metti applausi finti, quelli così per dire. Bravo. Iniziamo, primo fumetto di Fumettopoli. I classici i capolavori della letteratura, Paperino e i tre moschettieri e Paperino fracassa. Paperino fracassa, fico! Sì. Non l'avevo visto. Numero 22 e costa 7,90 più se volete il quotidiano, se no lo volete non te lo danno. Ed è settimanale, sì. Ne abbiamo già parlato in tutti i fumettopoli del mondo, comunque riassumo in due parole, qui sono fumetti storici che rifanno storie storiche, appunto, i tre moschettieri. Ah, Paperino, la maschera di ferro, eccetera. E che hanno come bella cosa che sono ristampati un po' più grandi, sempre a colori, ed hanno all'inizio ed alla fine anche dei riferimenti storici sulla storia vera e invece sulla storia rifatta con gli autori. E anche gli autori dietro. Bravissima! Andiamo avanti! Oh, questo che cos'è? Paper Fantasy. Paperi ai confini della realtà, numero 16. E questo costa 4 euro. Ed è? Ed è bimestrale. Bimestrale? Sì. Bimestrale di agosto, quindi ancora ovviamente lo trovate. Sì. Che c'è dentro? Tre storie, di cui una su fantasy. Cioè tutte fantasy. Tutte però... fantasy? Tutte edite? Tutte già uscite? Sì. Sì. Topolino, sì. Tutti e tre su Topolini, ma molto molto vecchi. Sì, molto vecchi. Non so se ve le ricordate. Poi... perché abbiamo comprato questo? Abbiamo detto non lo dobbiamo comprare. No, ma questo non è il giovane, non è il manuale. Ma mi sa che te l'ho comprato anch'io. Sì, l'hai comprato tu. Ma poi non è il perché? Manuale, sono i nuovi classici. I nuovi classici, che vuol numero, dire? Numero, cioè che sono classici nuovi. Sono tutte storie già edite, soltanto sulle giovani marmotte, oppure una raccolta. Ci sta pure il, che ne so, Double Duck, capito? Una raccolta di storie classiche, in questo caso incentrata sulle giovani marmotte. Sì. Questo che cadenza? È il numero 8. Che cadenza? Quindi quando esce? Bimestrale. E quanto costa? 4,50€. Perché faccio sempre sta domanda io? Andiamo avanti! Ragazzi, è uscito anche... Il nuovo Topolino, lo metto a fuoco perché c'è la faccia tua, quindi ecco, adesso metti a fuoco, vedi? Il nuovo Topolino che ha all'interno, aspetta, devo togliere la faccia tua, mettiti qua dietro, che ha all'interno le carte, aveva il primo mazzo di carte, qual sì, era? Quello rosso, questo qui, che con noi, rocker mettiti la mano in faccia, che noi non apriremo perché lo voglio tenere in tonso, guardate che bello. Opla. Quello rosso, chiuso. Sì. Però noi non abbiamo preso quello col mazzo di carte, perché fortunatamente ce l'ha mandate Panini. Grazie Panini di averci mandato le carte personalizzate soltanto per noi qualche settimana prima della uscita. Due settimane prima. Difatti noi abbiamo già aperto questo qui, che è quello blu. Nuovo. Vi faccio vedere qualche carta? Vabbè, ve li faccio vedere proprio qua, dai. Guarda, tutte rifatte da... Guardate che bello, Marco Rota. Ti devi incosare la faccia, se no non le vede nessuno. Marco Rota. Vabbè, le facciamo vedere qua in mezzo come sempre. Non stiamo a fare queste cose. Non le rovinare, che bello. A posto. Parliamo del topolino, però. Sì. Scusa, mi sono questa cosa e poi via il topolino. C'è all'inizio proprio al retrocopercina c'è scritto a settembre solo su Topolino benvenuti a Paper Bridge.
Paper Bridge, una nuova avventura storica. Vedo che ci sono dei disegni molto belli, c'è soltanto un disegno ma è veramente bello. Vabbè, lo facciamo, sì, vedere, lo facciamo vedere. Però io, la cosa che mi incuriosisce è che questo è un, penso che sia un parente di Phantom, insomma, qualcosa del genere, penso. Vedi? Vedi? Vabbè, sì, l'epoca dovrebbe essere la stessa, da sì, come si vede, sono vestiti e tutto il resto. E vabbè, c'è la cosa. Poi che cosa c'è qui dentro di importante? Poi c'è una nuova storia con due tempi, Paperinic e La vacanza di fortuna primo tempo, e nello stesso numero il secondo tempo. Quindi finisce. Bello. Poi altri episodi, Zio Paperone e l'identità perduta, episodio 1, che continua nel... Non è un numero che ha doppie storie, eccetera, tranne questa qui. Sì, perché ci doveva essere, non capisco perché non ci hanno messo Fast Track Mickey. Perché invece ci doveva stare, non ci dovevano perché finire. Guarda, sta pure qua, Fast Track, non capito perché hanno saltato. Ditemi perché hanno saltato. Sì, Panini, dici perché hai saltato un numero, non si capisce. Va bene, e poi la signorina ha deciso di comprare questo per Nintendo. Io non so quanti di voi, apriti la faccia! Non so quanti di voi giocano e videogiocano, noi giochiamo ogni tanto. E questo gioco qui è carino perché è uno dei pochissimi Nintendo che si può giocare in quattro tutti insieme. Allora, adesso è arrivato il momento di spacchettare un pacco che ci arriva da Salda Press. Perché Jacopo Masini, che ho intervistato, anzi andate a rivedere la bella intervista che gli ho fatto, no, non bella perché ci sto io che sono bello oggettivamente, ma bella perché? Perché parliamo di The Walking Dead, cioè io gli ho chiesto come lo recupero The Walking Dead visto che ci sono mille edizioni, e lui mi ha detto guarda, le edizioni sono questa e hanno questa differenze, e quindi tu puoi scegliere questa. Io ci ho capito qualcosa e adesso sto iniziando a leggere The Walking Dead nel volumone, quello figo. Quindi se volete andatela a vedere. Però siccome Jacopo ha visto un video in cui spacchettavamo un regalo di Nerd Attitude, grazie Stefano, ha detto vabbè, visto che c'avete il mi stavo a spogliare che c'è lì dentro, mi prendi quel coltellino lì, se no non riesco ad aprire niente. Ti piace la maglietta? Posso starci anch'io perché quei fumetti ci sono anche per va me. Va bene. Anche se lui doveva arrivare più tardi. Io sono Dio per apriamo perché uno. Sapete, la apriamo voce due, la voce dall'alto. Sì, sì, la voce dall'alto. Apriamo qui. E poi. Su. Aspetta, adesso ci metto una luce fortissima che esce dalla scatola. Tutti miei. Il mio tesso. Jacopo, ma stai fuori? Che ci hanno mandato? Ma è una quantità di cose indecorosa! Ma che ci hanno mandato? Allora, togli le mani. Ho visto una O. Come si apre? Allora, questo si può buttare. Faccio notare quanti ne sono. Questo si può buttare. Volt! Ragazzi, Volt! Tutta sì, la collezione di Volt! Ma ce l'ha mandati tutti! Fai. Stai buona! Allora c'è la stagione. Te ne vai! Fammi vedere! Stagione 1 con numero 2. Sol. Numero 3. Noi ce l'abbiamo l'1. Numero 4. Numero 5. E 6. E poi c'è la stagione 2 di Volt. Sempre 6 numeri, anche questa. Guardate che cosa clamorosa! Mi sto riempendo di fumetti. Che cosa mitica! Poi dietro ci sono tanti altri fumetti mitologici, anche Robocop, Terminator. Guardate che belle copertine che c'ha Volt. Grazie, Jacopo, grazie. Veramente, grazie. Grazie bella tantissimo questa. Perché è un fumetto molto interessante, Volt. Andatevelo veramente a vedere, gli faremo anche ovviamente una recensione completa una volta che l'abbiamo letto, perché queste sono neanche cose che vanno lette tutte, anche perché qui parliamo di un fumetto, il numero 2 di marzo 2017. L'ultima stagione di Volt è di febbraio 2020, quindi è anche abbastanza recente. E dice che è un gran bel fumetto per bambini, io ancora lo devo leggere.
però mi fido ciecamente. Torna nel 2020 con la stagione 3. Quindi prossimamente la stagione 3, compatibilmente anche purtroppo con la brutta situazione che viviamo. Adesso breve stacco e Marco va a prendere il suo fumetto che abbiamo recuperato a Venezia. Quindi, aspettando Marco che sta tornando, eccolo qui, vi ricordo di andarvi a vedere, se non l'avete visto, il vlog che abbiamo fatto a Venezia, noi tre più Vivo Gluten Free. Perché? Perché lì vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso a Venezia e ci sono dei fumetti interessantissimi. Come quello che c'ho dietro la schiena. Come quello che c'ho dietro la schiena, lo facciamo vedere, me lo dai? Allora, Dogman. Eccolo qui. Dogman. Copriti la faccia. Come... allora. Com'è questo Dog? Di Dav... Pilkley, che è anche l'autore di Capita Mutanda. Capita Mutanda. Il fumetto è tutto a colori. E ce ne parli un po'? Allora, si parla di... allora, adesso ve lo leggo un attimo. No, che ce lo leggi? Parla e basta. No, soltanto di una storia di un poliziotto corta. Di che parla questo fumetto? Parla di praticamente un cane e un poliziotto che va a fare. Però un cattivo a un certo punto ha messo una bomba. Loro hanno cercato di... non la racconta tutta la storia? E no, non sto raccontando la storia, okay. Sto soltanto facendo vedere com'è nato questo personaggio. Okay. E la bomba esplosa. Mm-hmm. Poi la testa di questo poliziotto era morta, anche il corpo di questo cane. Così una dottoressa ha avuto la genialità di cucire la testa di questo cane al corpo di questo umano. E così è nato Dogman. Pazzesco. Ed è un poliziotto cane. Dammi un attimo. Ed è un poliziotto cane. È un bel volumone, lo vedete qui. C'ha i disegni che sono tranquillamente adatti a bambini di 6 anni, quasi 7 ormai, e costa 14,50 euro, anche se qui c'è scritto dai 7 anni, quindi lo rivedi fra qualche giorno, dai. Ma cosa? Sto scherzando. L'ho già letto tutto. La cosa che volevo far vedere, aspetta un attimo. Anna, le vorrei far vedere io perché... allora... allora, le dobbiamo far vedere dopo, questo adesso che... dobbiamo chiudere il video, poi facciamo vedere tutte quante le cose qua in mezzo al posto tuo. Noi intanto chiudiamo il video, ormai prendono sempre più spazio, faccio sempre più fatica a contenerli tutti e due, vi prego scrivetemi qua sotto nei commenti come riuscite a contenere i vostri figli quando fate i video per YouTube. Non lo fanno, perché... come? Voi non fate video con YouTube con i vostri figli? Beh, penso di... ah, e voi qua che ci state a fare? Hai sbagliato. Bussate tutte e due. No, questo qua è il mio canale. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao belli. E vi dico una cosa per il prossimo gameplay che farò forse domani. E sarà di Mario Maker. E la modalità storia l'ho già fatta, quindi vabbè. Un video tutto per me. Yuhuu! Allora vi leggo la storia. No, vabbè, non vi voglio così male, eh. Ciao belli. Ciao.